stato di agitazione tra i lavoratori che si occupano della manutenzione degli ospedali della provincia dell'Aquila, di tutti i presidi sanitari ASL, operai e impiegati che garantiscono il servizio 24 ore su 24. Negli ultimi 8 anni tra i datori di lavoro cambiati e dal 1 ottobre cambieranno di nuovo casacca. Ogni volta si azzerano per loro scatti di anzianità, si vedono liquidare il TFR e devono lottare per mantenere il livello professionale acquisito. Il 1 ottobre 2021 denunciano CGL e CISL, poco meno di 100 lavoratori operanti nella ASL 1 si troveranno a combattere quindi l'ennesima battaglia per conservare lavoro e contratto. A preoccupare i sindacati sono alcuni punti poco chiari della delibera che la ASL ha accettato, ma anche la mancata risposta dell'azienda sanitaria alla loro sollecitazione. Che cosa vi preoccupa della delibera che la ASL ha accettato? Allora, noi siamo preoccupati nella delibera di 3 punti fondamentalmente. Il primo riguarda i conduttori di caldaia, 15 persone che la delibera specifica che verranno assunti fino a quando non ci sarà la sostituzione delle caldaie. Quindi questo è il primo punto interrogativo. Il secondo riguarda gli H24, quelli che fanno il presidio in tutti i presidi ospedali dell'H24, che verranno comunque pagati con l'extra canone. Quindi se queste somme non dovessero essere a disposizione, rischiamo di non avere i presidi H24 su tutto il territorio della provincia dell'Aquila. Il terzo punto sono i ragazzi che lavorano nel comparto dell'edilizia, che non sono stati, che non rientrano all'interno del Consip, quindi Antas non li assumerà e verranno gestiti diversamente, non sappiamo ancora come. Quello che è assurdo in tutta questa vicenda è che la ASL non ha mai, dico mai, risposto ad una PEC delle organizzazioni sindacali. Per questo è stato annunciato anche uno sciopero nella giornata del 9 settembre prossimo. Per il momento i lavoratori bloccheranno ogni forma di straordinario.